Ciao a tutti e buone feste. Allora, visto che stiamo in periodo festivo, sarà un video molto semplice, non voglio neanche stare tanto a editare, eccetera. Voglio fare un discorsetto, appunto, no? Siamo arrivati alla fine della saga, praticamente dove viene riproposto sotto forma di manga il film Dragon Ball Super Super Hero. Cosa ho da dire al riguardo? È più o meno tutto uguale. C'è giusto qualche differenza qua e là, visto che c'è stata una saga prequel di Superhero, hanno dovuto mettere alcuni elementi di quel prequel all'interno del lungometraggio versione cartacea, ecco. E quindi ci sta qualche cambiamento qua e là, ma è roba di poco conto. Non so in quanti hanno visto sta saga con entusiasmo, sinceramente. Io un po' due palle ne so fatto, ecco, perché comunque io saltavo le pagine perché era più o meno tutto uguale, anche le inquadrature certe erano proprio prese paro paro dal film, quindi era un po' triste, sinceramente. Cioè, nel senso, è una mossa strana, ecco, che non comprendo. Cioè, praticamente un anno bruciato di Dragon Ball Super, questo qua per me. Però era obbligatorio farlo, se hai fatto il prequel devi riproporre anche il film, altrimenti è cioè, tutto scollegato, un casino. Comunque, tornando a noi. Cioè, molti dicono che il finale è identico spiccicato a Superhero. Non è vero, anzi, dà un indizio su come si evolverà la prossima saga di Super, perché il 18 gennaio esce il nuovo capitolo, che è il 101, e diciamo sarà ambientato non si sa quanto tempo dopo, però sarà una saga nuova, ecco, è finito ormai Superhero. C'è un indizio. Allora, io non vi sto a elencare le piccole differenze, diciamo, che ci sono state nei capitoli rispetto, negli ultimi capitoli rispetto al film, no? Ne dico una sola, che è fondamentale. Carmine, il braccio destro di Magenta, è sopravvissuto e lì ha usato un escamotage paraculo, Toyotaro. Cioè, io dicevo, ma perché ha fatto un'esplosione così piccola per Cell Max? Cioè, nel film era un'esplosione gigantesca che radia al suolo, si sa quanto. Mezzo continente sembra, non si capisce. Ecco, invece qua è molto circoscritta, soltanto alla base del Red Ribbon. Questo è l'indizio, secondo me. Il fatto che ha fatto un'esplosione circoscritta ha dato praticamente modo a Carmine di sopravvivere, cioè, insieme a qualche sottoposto del Red Ribbon sopravvissuto, appunto. Perché altrimenti, cioè, non aveva senso, cioè, fai un'esplosione gigantesca, ma Carmine come ha fatto a riuscire a scappare così lontano, capito? Invece in questo caso, esplosione circoscritta e ha permesso a Carmine di sopravvivere. E dice, torniamo alla Red Farmaceutica. E questo mi fa pensare, non è che la prossima saga è su Goten e Trunks? Quindi, prequel su Goten e Trunks, la parte centrale su Gohan e Piccolo, parte finale si chiude con Goten e Trunks. Il prequel era soltanto l'inizio delle avventure di Goten e Trunks, il prequel della saga di Super Hero. Mentre adesso ci sarà una saga nuova, ambientata poco dopo Super Hero, dedicata a Trunks e Goten, perché ormai con Super quello possono fare, perché ormai stanno lì lì per finale di Z, quindi devono per forza inventarsi qualcosa leggermente prima, e questa è un'idea buona, potrebbero inserire Pan adesso, perché sa anche volare, quindi sa cose, poi è diventata un pelino più protagonista, Pan, quindi è carina come idea. E Goten e Trunks può darsi che avranno un ruolo un po' più centrale, ancora di più, e io ho pensato anche, visto che Gotenks è uscito soltanto con la forma non completa, diciamo, la forma con la fusion fatta male. E se adesso Toyotaro si gioca la carta Gotenks ragazzo? Ecco, questo ho pensato. Secondo me l'unica cosa che potrebbe far salire un po' l'interesse per il manga, che ormai veramente dopo quest'anno di una tristezza, cioè, delle scelte che non condivido. Secondo me l'ha fatto perché era in cantiere Daima, Dragon Ball Daima, e quindi hanno praticamente detto dobbiamo rallentare col manga di Super, perché non possiamo spingerci troppo oltre con Super, dobbiamo rallentare, quindi il cartaceo rimarrà sempre più o meno attorno a Super Hero e non si discosta tanto. E mettiamo l'anime in pausa a data da destinarsi, l'anime di Super, quindi chissà quando uscirà. E ci focalizziamo più su Daima, quindi Toyotaro semplicemente sì, continua Super, però sempre lì attorno, in quei pochi mesi rimasti dal finale del Z, diciamo, dall'incontro con Ub, Goku e Ub al torneo, ecco. E quindi niente, secondo me si focalizzeranno su Daima a sto periodo, io penso nel 2025, dopo la fine di Daima, perché io penso che Daima durerà 20 episodi e finisce lì, credo. Poi non lo so, però sicuro che è un progetto più a lungo termine. Dopo quello ricominceranno con Super a fasare nuove, eccetera. Poi dipende, Daima, in che punto della storia è ambientato, però sembra prima di Super.
sembra praticamente poco dopo la morte di Majin Buu, quindi non è che vogliono fare una serie che praticamente riscrive e sostituisce Super. Questa è l'idea che mi sono fatto, mi sono fatta molte persone st'idea. E sinceramente da un lato ho un po' paura, però dall'altro mi dico vabbè, può essere un'alternativa, solo che palle, sempre in quei 10 anni, perché alla fine anche in questo caso Daima sarebbe ambientato in quei 10 anni, ma oltre già vada, na, cioè io non capisco sta cosa, non riescono ad andare oltre il finale del Z, è un po' una mossa poco coraggiosa secondo me, E quindi niente, questo è quello che penso io. Boh, vi auguro buone feste, fatemi sapere nei commenti che pensate, se ci avete tempo di vedere il video ovviamente, perché state tutti a festeggiare. E niente, ciao a tutti raga, ci becchiamo alla prossima.